every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something that's to remind me? Always something that's to remind me. L'incontro con Berlucchi è decisivo. Ziliani intravede i luoghi fisici, le risorse ambientali, il sodalizio imprenditoriale per tentare qualcosa di nuovo. La spumantizzazione di quel Pinot. La costruzione di una via italiana allo Champenois. Un'analisi scientifica dei terreni, così difformi nel loro impasto di ghiaia ed argilla, uno studio di laboratorio sulle caratteristiche di quel Pinot fatto in casa, figlio di un vitigno assai povero, avrebbero dissuaso qualunque velleità. Ma la chimica dell'avventura, in quelle fredde giornate degli anni 50, non prevede provette ed esami di laboratorio, solo intuizione ed azzardo. Ringrazio tutti voi che siete venuti qui per festeggiare qualche cosa, non una sola. I 50 anni dell'azienda Berlucchi che ci ospita. I 50 anni di questa terra, una terra nota e apprezzata per le virtù, le capacità e l'amore di tanti imprenditori, di tanti enologi, di grandi professionisti che sanno ancora dare il giusto valore alla fatica del lavoro e alla terra. E siamo qui anche per festeggiare uno in particolare tra tutti voi, il padrone di casa di questa sera, che festeggia i suoi 80 anni. E allora prego il signor Franco Ziliani di venire qui sul palco di fianco a me. Grazie. Auguri! Grazie. Buon compleanno! Grazie, grazie. E grazie. Soprattutto si porta magnificamente i suoi pochi anni. I primi 80. I primi 80, certo, e giustamente. Non è finita lì. Se lei ripensa a questi 50 anni di storia, c'è qualche cosa che tornando indietro si dice, ma magari quella lì non la rifarei più? Beh, alcune cose potrei... se andassi a cercare proprio nella memoria, a vedere i rimpianti o i rimorsi o qualche... Però pensandoci bene, lei adesso mi mette di fronte, mi fa una domanda molto difficile. Non è che prevede una risposta facile. Le confesso che farò una riflessione prima di rispondere, perché qui ho tanti amici, sì. Tanta gente che mi ha visto partire, che mi ha... anche assistito, che ha creduto in me. Certo. Quindi voglio fare una risposta molto seria. Beh, se tornassi indietro forse rifarei ancora tutto quello che ho fatto. Che cosa bella. Beh, vedi, allora se ne merita tutte queste persone che sono venute qui a festeggiarla. Sì. E allora io tra tutti voi vorrei che venisse qui sul palcoscenico anche un po' a nome degli altri Maurizio Zanella, presidente del Consorzio della Tutela del Franciacorta, per raccontarci un po' di questa avventura. Eccolo. Da quanto tempo lo conosce il signor Zanella? Era un ragazzino. Buonasera. Era un ragazzino, simpatico sempre. Che a nome del consorzio che mi onoro di presiedere viene dato a Franco ed è il primo premio Franciacorta, perché non l'avevamo mai istituito, che è un segno di riconoscenza da parte di tutti i 200 attori di questa bellissima avventura. Prego. Mille grazie. Bella, che bello. Eccoci, lo facciamo vedere anche al pubblico. Bellissimo! Bellissimo, vero? Ma non è finita qui? Non è finita qui. Vediamo se ci assistono. Ma sì che ci assistono! Ah, non lo sapevo!
grazie. Grazie. Da una parte. Bravo. Sì, però lei non mi ha mai detto così. Ma è una sorpresa, non gliela potevo dire, signor Franco. Lo dico anche a loro. Grazie. Non ci stavano tutti e 200, Franco. Scusi, mi avete fatto fare delle ore e ore di prove. Mi avete fatto imparare a memoria tutto quello che dovevo dire. Poi invece adesso io devo improvvisare perché... Ma cosa fate poi tutti qui? Ma oh. Devo dire che in pochi anni, in pochissimi anni, da quello che è stato il mio, diciamo, tentativo, la mia intuizione, ha scatenato questa gente e hanno fatto talmente bene che hanno cambiato il volto della Franciacorta. Non è stato facile. Già io che ho cominciato a piantare la vite gli anni in cui ci davano dei contributi per piantare la vite, ma ci dovevamo adattare a piantare la vite come suggerivano i tecnici di allora, che io ringrazio e che ricordo anche con un certo affetto. Ma nel corso di pochi anni sicuramente la tecnica viticola che impieghiamo, che impiegano loro, perché io ormai non vado più, che impiegano loro non fa certo differenza, forse anche siamo anche più avanti di quello che è la viticoltura dei cugini, come li chiami tu. Io vorrei sul palcoscenico insieme a noi il dottor Andrea Arcai, assessore alla cultura della città di Brescia. Grazie. Dottor Arcai, veniamo a lei. Voglio ringraziare Franco e tutta la sua famiglia per quello che ha fatto, anche perché non dimentichiamolo, forse tutti non lo sanno, anche un pezzo di Brescia è in Franciacorta. E quindi grazie Franco di tutto. Grazie a te. Grazie. Scendete grazie. Insieme? Bene, scendiamo. Guardi che poi la richiamo. Ah sì. E adesso facciamo un passo indietro di qualche anno. Se Kennedy era il tuo presidente, allora Bacharach era il tuo compositore. A me non resta che augurarvi una bellissima serata e lasciarvi alle mani magiche del nostro artista di questa sera, Bart Bacharach.
yes. che noi abbiamo alcune cose in comune. I will say that you and me we have something common, something similar. Prima la giovinezza. First of all, you are both so young. E poi perché lei è stato definito un pioniere della musica. Vorrei accettare un piccolo omaggio di una gift. Bottiglia commemorativa. A commemorative bottle. Creata dai miei figli. Created by my sons. Per l'occasione. For this occasion. È la prima bottiglia che diamo ad un grande, grandissimo artista. Okay. Eccola la bottiglia. That's the bottle. Formidabile. Thank you so much. I do this one song with me. That means you sing with me, all of us. And we're out of here. Means we leave. Kiss my